Daytime. Daytime. Su RCB Daytime. Con Maurizio. Sono ritornato indietro di qualche mese, devo dire, grazie a questi successi che il nostro Angelo Graphistyle ci ha selectato questa mattina. E sono ritornato nel di sera con Maurizio. Devo dire, è una bella esperienza quella di questa mattina, di questo giovedì mattina. Buongiorno e benvenuto a Nico dei Fans and Roses. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo già annunciato l'appuntamento di sabato al Carpe Diem, naturalmente, dei Fans and Roses, la tribute band dei Guns N' Roses, una delle migliori a livello nazionale. E devo dire, al Carpe Diem quindi ci sarà la buona musica, naturalmente suonata dalle chitarre di Nico e di Angelo, e naturalmente noi la daremo in diretta sulle nostre frequenze, ma anche sul sito radioperpassione.it, come abbiamo fatto con gli Epundi Ensemble. Adesso lo facciamo con voi dei Fans and Roses, questa intervista nel Daytime con Maurizio. Allora, iniziamo, Nico, con il parlare di questa tribute band, il motivo che vi ha portato naturalmente a realizzare questa tribute band dei Guns N' Roses, e poi la storia, la vostra piccola storia dei Fans and Roses. Allora, ti dico subito, voglio dire, la nostra tribute band fondamentalmente affonda le radici sin dagli anni 90, nel senso, sin dai tempi del liceo più o meno. E il motivo è fondamentalmente una profonda passione, sia per la musica in genere che soprattutto per i Guns N' Roses. Ti dicevo, sin dagli anni 90, quindi dai tempi del liceo, tempi in cui i nostri stili di vita si avvicinavano molto di più a quelli dei Guns, e quindi, voglio dire, comunque si sa, no, i tempi di liceo, la crescita, per cui abbiamo iniziato a suonare, e effettivamente nella cellula iniziale c'eravamo io e Angelo, che siamo i due attuali chitarristi, per cui abbiamo iniziato a prendere lezioni di chitarra, abbiamo iniziato a suonare, e tra i primi progetti c'era appunto un inizio della tribute band dei Guns N' Roses. Non ci chiamavamo Fans N' Roses, però, voglio dire, iniziavamo a tentare di fare i brani dei Guns N' Roses quando avevamo, voglio dire, 15-18 anni. Beh, poi quello era proprio il periodo, no, dei Guns N' Roses, si sentivano molto... Sì, fine anni 80, sì. Ecco, quindi, sì, quindi... Appetite for Destruction è uscito nell'86, se non ricordo male, per cui in quegli anni, voglio dire, comunque erano abbastanza conosciuti, iniziava il loro periodo, iniziavano ad essere abbastanza conosciuti. La voce dei Fans N' Roses. Sì, Daniele, anche lui l'abbiamo conosciuto al liceo, addirittura l'abbiamo conosciuto al liceo show, praticamente sono delle manifestazioni che si facevano al liceo, per cui comunque ognuno, cioè chi voleva partecipare, partecipava e presentava il proprio spettacolo, la propria attitudine. Tra l'altro, Daniele ha anche suonato proprio in quella manifestazione che ci ha permesso di conoscerlo. Era accompagnato da Luca Medici, in quel frangente, tale Checco Zalone. Sì. Ecco, e lì abbiamo ascoltato Daniele, o meglio, ho ascoltato Daniele, perché comunque Angelo, pur essendo all'inizio, comunque non veniva al liceo con me. Ho ascoltato Daniele e ovviamente mi ha ricordato tantissimo la voce di Axl Rose, e quindi abbiamo pensato di contattarlo e di iniziare a mettere su sta cosa. È chiaro che tranne noi tre, quindi io, Angelo e Daniele, gli altri erano altra gente rispetto a quelli che sono attualmente nei Fans N' Roses. Quindi la cosa comunque è continuata, non ha avuto un seguito lunghissimo, poi ci siamo persi di vista, nel frattempo si cresce, si cresce, quindi poi, si hanno delle esperienze anche diverse nella vita, certamente sì, tra cui anche roba propria, produzioni proprie e quant'altro, certo. Io soprattutto ne ho fatte un po', ma anche Angelo, voglio dire, comunque si è dedicato ad altro, sia insieme che da soli, e quindi siamo cresciuti sino ad arrivare al 2009, quindi circa 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa più o meno,
continuava, la passione per i Guns continuava dentro di noi, e quindi abbiamo pensato, ma perché non riprovare in un periodo in cui comunque si sentiva, voglio dire, cioè il fenomeno delle tribute band. Sì, sì, infatti sì, è, sì, sì, sì. Appunto, non è, cioè non è da poco tempo che ci sono, ma non è nemmeno da tantissimo tempo. Sicuramente in 3 anni fa più o meno era sicuramente il boom, credo. Sì, 3 anni fa, insomma, questo questa moda, no, delle cover band era proprio al culmine. Nico, fra pochissimo con te. Noi ascoltiamo un brano che voi avete sul vostro profilo di MySpace. Sì. E noi parleremo fra pochissimo con te del Gran Festival delle Cover Band 2010, per arrivare poi a vedere quello che sono oggi i Guns N' Roses. Perfetto. To the Jungle, ma questi che abbiamo ascoltato, Nico, realmente siete voi? Perché non sbagli a chiamarmi Nicky, eh? Ah, no, nel senso che il mio nickname su Facebook è Nicky Backslash, quindi. Allora, Nicky, ma questi realmente siete voi? Avete inciso voi questo brano, questo Welcome to the Jungle, che troviamo sul MySpace? Bellissimo, devo dire. Chitarre quasi quasi uguali, al 99% uguali, ma anche la voce, devo dire.
110% dice il nostro Angelo, quindi è da ascoltare e da vedere a questo punto, questo sabato sera al Carpe Diem. Speriamo di avere tanta gente, insomma. Speriamo anche noi, anche sul nostro sito, speriamo di avere tanti vostri amici che, non so, non possono arrivare dalle nostre parti qui nella Città Bianca e vi possono gustare sul sito in diretta. Allora, stavamo parlando quindi, Niki, di questa cover band, i Fans Roses, e parliamo quindi del Gran Festival della cover band 2010 che vi vede i primi classificati. Sì, allora... abbiamo partecipato a questo festival, a questo contest, in cui ci siamo scontrati con delle ottime tribute band di diversi generi, tra l'altro, quindi comunque si spaziava dall'italiano all'internazionale. E sì, ci siamo classificati primi. Non ricordo esattamente la finale, comunque ci siamo divertiti molto. Sicuramente è stata una bella soddisfazione, siamo arrivati carichi e abbiamo dato il meglio di noi e quindi ce l'abbiamo fatta. Avete creduto, insomma, a questo progetto, eh? Sì, allora, come stavo dicendo tra l'altro prima, sì. A me piace pensare che comunque la nostra tribute band non sia nata dalla voglia di far soldi piuttosto che dall'euforia di una moda, ecco, perché si parlava del fatto che le cover band, le tribute band andavano di moda tre anni fa e quant'altro. Noi abbiamo avuto lo spunto, però fondamentalmente noi siamo davvero dei grandissimi appassionati, ciascuno del proprio del musicista corrispettivo della band originale, cioè voglio dire, io per Slash piuttosto che Angelo, per Izzy Stradling, Axel Rose per Daniele, Duff per Ulan e Steven Adler. Non per questo quindi vi chiamate Fans and Roses? Esatto, esattamente, sì, perché noi innanzitutto siamo appunto dei fan dei Guns N' Roses e siamo, parlo per me, sono un profondo ammiratore di Slash, cioè conosco Slash talmente bene quasi da sentirlo vicino. Leggevo la sua biografia qualche tempo fa, che ovviamente l'ho comprata e l'ho letta, e mi sembrava veramente di averlo accanto, comunque di averlo conosciuto davvero. Per cui il nostro sforzo è sempre stato quello davvero di cogliere in ogni musicista dei Guns la loro essenza, ecco, non semplicemente di imitarli, piuttosto che trarre profitto imitandoli. E quindi con questa passione siamo andati al festival e credo che sia stato ripagato per quello, insomma. Sai, Niki, noi andremo sicuramente a dare alla nostra bella città di Ostuni, dove trasmettiamo, ma noi siamo irradiati in tutta la provincia di Brindisi e di Taranto, un festival delle cover band. Voi sarete sicuramente i nostri ospiti nei prossimi mesi, in questi mesi d'estate che ci aspettano, che fanno della nostra zona, diciamo, una delle zone più belle della nostra Puglia. Allora, come si fa a tutti quanti, no? I progetti futuri per i Fans and Roses. I progetti futuri sono indirizzati alla ricerca di possibilità fuori dalla Puglia, nel senso che lo zoccolo duro è ovviamente qui, in Puglia, Bari, Brindisi, Lecce, abbiamo comunque suonato in lungo e largo nella nostra regione, quindi bene o male ci siamo fatti conoscere. Noi vorremmo onestamente iniziare a dire il vero, l'anno scorso, se non ricordo male, comunque ci siamo già spinti fuori, in Basilicata, voglio dire, comunque suoniamo, siamo andati anche in Abruzzo. Noi vorremmo ritornare su quel discorso, quindi aumentare le date fuori. Perché? Perché il nostro obiettivo, molto sinceramente, sarebbe quello di diventare la prima tribute band in Italia. Perché ovviamente non siamo gli unici, ce ne sono altre e noi vorremmo essere quella ufficiale, per come è giusto dire, insomma.
e noi ve lo auguriamo naturalmente, Niki. Allora, noi ci conosceremo sabato sera. Vi ricordo a tutti gli amici che sono in questo istante all'ascolto della Daytime, l'appuntamento live naturalmente dei Guns N' Roses, la tribute band dei Guns N' Roses, in diretta anche sulle nostre frequenze e naturalmente sul nostro sito radioperpassione.it. Noi ringraziamo Niki per questa intervista, ci risentiremo sabato e vi faremo nuovamente un'altra breve intervista. Grazie, a sabato prossimo al Carpe Diem. Grazie Niki. Ciao. Ciao.
Child of Maine, questo è un altro grande successo dei Guns N' Roses. Vi ricordo in diretta su RCB, in concerto dal Carpe Diem, nei pressi della Villa Comunale ad Ostuni, e li troveremo, li intervisteremo, li ascolteremo e naturalmente staremo con loro più di qualche ora per ascoltare la musica dei Guns N' Roses, un grande evento live di RCB. Allora, adesso noi ci gustiamo un altro grande successo con i grandi Depeche Mode e poi vi saluteremo per quest'altra parte del Daytime. RCB Daytime con Maurizio.